bagno. Eccomi. Ehi, ma che succede? Scappa, Scruff! Hai avuto la possibilità di tornare libero e non l'hai sfruttata. Non ne avrai un'altra. Avevi ragione, Pulce. Adesso sono il suo schiavo. Peter, aiutami, portami via di qui. Holly, oh Holly. Senza Holly l'unica cosa che mi rimane è unirmi al circo e lasciare la città. Quando sarò lontano, scriverò a mio zio o a mia zia per spiegargli tutto. Che diavolo vuoi a quest'ora? Oh, ma tu? Sono Peter. Vorrei unirmi al circo. Non ti ricordi di me? Volevi comprare il mio cane, quello che faceva le capriole. Ah, sì, adesso ricordo. Ok, ma che sai fare? Quello che vuoi. Questo ragazzo pensa proprio che io sia nato ieri. È venuto per il suo cane. Sei scritturato, fare l'uomo bersaglio. Gli spettatori ti lanceranno pomodori, uova e avanzi vari. E tu dovrai cercare di evitarli. Potrebbe essere simpatico. Non credo che alla gente piacerà. Neanche secondo me. Holly. Fantastic, grande, magnifico, bravo. Allora sono bravo? Ehi, ma che stai facendo? Cosa credi di fare? Sta cercando di prenderti il gioco di me. Tu sei venuto solamente per riprenderti il tuo piccolo Scruff. Cosa? Scruff è qui? È un prigioniero volontario, proprio come te. La sola differenza è che tu rimarrai qui e non ti muoverai. E domani il tuo piccolo cagnolino sarà molto, molto lontano da qui. Il tuo piccolo Scruff mi aiuterà a fare un sacco di soldi. Diciamo $1,000,000. Oh, sarà fantastico. Ma che diavolo succede qua? Cosa è successo? Niente, capo. Prima ho lanciato una delle mie asce e non riuscivo a trovarla. Prima? Quanto prima? Quando? All'incirca più o meno non più di mezz'ora fa. Oh, no! Dove sei, Peter? Dove sei, Peter? Rispondi! Deve essere davvero importante. Oh, no, Peter. Che cosa gli sarà successo di nuovo? Sembra di andare a un funerale. Non è questo il modo giusto di seguire Scruff. Sarebbe meglio che lo zio e la zia, invece di usare il trattore, fossero sulla nostra jeep, in modo da velocizzare un po' la faccenda e trovare Peter. Smettila di blaterare, sono già abbastanza nervosa. Allora, c'è qualcuno che mi sa dire cosa sta succedendo qui? Cosa ci fa lei vestito in quel modo e con tutti quei colori sulla faccia? Fa il suo lavoro, il pagliaccio. Sono così felice, ma penso che aspetterò che si faccia una doccia prima di esprimere tutto il mio affetto. Vuol dire che non devo mettere dentro nessuno stasera? E chi dovrebbe mettere dentro? Un onesto impresario che tratta così bene le sue attrazioni. Ho sentito bene, hai detto onesto. Penso che dovresti sfruttare questo bel momento e finalmente rassegnare le tue dimissioni da impresario. Cosa? È giustissimo, ed è quello che dovresti fare, pagliaccio. Dove state andando, branca di ingrati? Andiamo, Scruff. Questo posto non fa per noi. Voglio che questo circo sia fuori dalla città domani mattina. Aiuto! Qualcuno mi dia una mano a smontare tutto! Ragazzo del
su cane che un giorno andarono a caccia. Il ragazzo, lo sapete, si chiamava Peter e il suo cane si chiamava Scrap. Ma uno di loro non era molto convinto sulla caccia e l'altro non ci mise niente a convincerlo. Ma la volpe è molto astuta e sarà lei ad averla vinta sul ragazzo e sul suo cane Scrap. Un ragazzo ed il suo cane un giorno andarono a caccia. Oh? Ti dispiacerebbe dirmi cos'è che non va? Lasciami in pace una volta per tutte, tu maleducato cane nero! Perché fai tutto quello che faccio? Mi prendi in giro? Credo che qui ci sia bisogno immediatamente di una lezione sulla luce. Fatti gli affari tuoi, è una questione tra cane e cane, chiaro? Non dire che non ti avevo avvertito. Alla fine sei scappato, vigliacco. Sei troppo vicino per produrre un'ombra. Non capisco, spiegati. Che cosa vuoi dire? Il tuo nemico è solo una proiezione della luce. Non è nient'altro che la tua ombra. Ora ti spiegherò tutto. La tua ombra è creata dal nuovo faro che è stato installato nella fattoria, quello là. Non avevo capito. Solo alcuni di noi sono nati per essere grandi. Ho la sensazione che mi stia ancora seguendo. Se ci ha messo qualche mese per capire, non c'è ragione perché Scrap debba essere diverso. Lecce! Fiume che scorre attraverso Londra. Mississippi. No, è troppo lungo. Rio delle Amazzoni? Sono tuoi questi fucili, zio? Secondo te qual è? Reno? Danubio? No, non no, sono no, mai no. stato a caccia. Mi piacerebbe provarci un giorno. Tu sei andato molte volte a caccia, zio? Sì, quando ero un ragazzino come te. In certi periodi era veramente duro, il cibo scarseggiava. Mio frate! Vediamo un po'. Che ne dici del Po? Ma no, sciocchina, come fai a pensare queste assurdità? Il Po non scorre a Londra, forse il Nilo. No, troppo corto. Mi spieghi perché non vai più a caccia? Perché non ho più bisogno per nutrire la mia famiglia. Uccidere un povero animale per divertimento non è assolutamente bello. Il Volga! No, non è. Zio, andare a caccia solo una volta non è la fine del mondo, solo per capire com'è, per capire cosa si prova. Che ne dici? Oltretutto potremmo liberarci di animali dannosi come quella dannata volpe. La volpe? Potremmo portare Scrap per insegnargli a fare il cane da caccia. Eh? Mi ci porterai a caccia se ti dico qual è il fiume che scorre attraverso Londra? Affare fatto! Ehi, socio! Io sono Stramper, la pulce più in gamba che c'è! Ehi, socio! Non ho corti! Il destino ci ha messo per sempre assieme! Lo sai che io e te siamo inseparabili? Inseparabili! Adesso ho capito! La tua ombra sei tu! Ehi, socio! Potrei esserti utile! Ho vissuto su molti cani! Ho l'esperienza di cui hai bisogno! Qui ti sbagli, non ho più bisogno di te. Io so quasi tutto. Buongiorno, Pulce. Dove sarà finito? Beh, tanto meglio. Preparati, Scrap. Oggi andremo a caccia. Trix, tu sei mai andato a caccia? Non spesso. Ma lo fai?
facevano mio nonno e tutti i miei antenati. Loro andavano sempre a caccia. Ma allora come faccio a prepararmi? La prima cosa che devi fare è assicurarti che il tuo fiuto sia più in forma che mai. Devi riuscire a riempirti i polmoni. Così. Finché sarai in grado di odorare la puzzetta di una zanzara. Poi devi girare le orecchie. Devono essere pulite e morte. Finché non sarai in grado di sentire lo starnuto di un grillo. E poi la vista. La notte prima devi farti una bella dormita, perché dovrai essere in grado di vedere una pulce che ti fa l'occhiolino. Non so se sarò capace. E poi la cosa più importante di tutte. Questa posizione è fondamentale per individuare la preda. Dai, proviamoci. Ben fatto, ragazzo, non male per essere la prima volta. Prova ancora, dai. Non ci riesco, Trix. Mi sono bloccato. Non riesco a muovermi. Ehi, zio, guarda Scrap, sembra un cane da caccia. Allora, piccolo, vuoi guidare tu? Gli hai fatto la doccia, zio! Potresti avermi attaccato il raffreddore! Scusa, ma non ho nessuna voglia di ridere con questo dannato raffreddore che mi tormenta! Anch'io non sto molto bene e poi ho un prurito. Sono io, sarò via per qualche giorno. Scrap mi ha trattato molto male e gli darò una lezione. Voglio che senta la mia mancanza. Dovrà implorarmi in ginocchio per farmi tornare da lui. Sono rimasta senza benzina. Un bel problema, ma non certo per me. Sembri un uomo dalle innumerevoli risorse. E non hai visto ancora niente. Fortunatamente ho appena fatto il pieno. Sta alzando il vento. Lascialo soffiare, lascialo soffiare. L'importante è che non ci sia domani. No, perché oggi sì e domani no? Perché domani... Bang, bang! Andrò a caccia domattina presto. Perciò stasera dormirò a casa di mio zio o di mia zia. Non mi piace la caccia, anzi la detesto. Oh, anch'io! Io la odio! Che coincidenza, vero? Io e te odiamo entrambi la caccia. Ma se non ti piace, mi dici perché ci vai? Spesso faccio un sacco di cose che non mi piacciono. Non so perché, devo fare le cose che odio. Non capisco! Io sì. Sei la prova vivente che l'uomo discende dalle scimmie. È completamente matto. Fammi entrare perché sei un cuccio, ma devi sapere che questo è il mio territorio. Quando sarò grande ti mangerò. Penso che vada bene. Puoi controllare se ha la febbre, Peter? Subito, zia. Wow, è davvero molto alta. Oh, ma che succede? Sto male, molto male. Non è così grave, Ron. È raffreddore e qualche linea di febbre. Niente che con un po' di riposo non si possa curare.
Suppongo che questo voglia dire niente caccia domani. Voglio che tu vada da solo. A chi ha dai da solo la prima volta? Tutto solo. Ehi, tu, parla un po' con me. Ho qualcosa da dirti. E se mi ascolti, scoprire tu potrai che so un trucco scaccia guai. Se stai su e pensi positivo, mille e una cose puoi fare. Un sorriso è come una magia che conduce alla felicità. Sei nei guai, non trovi soluzione. Stai tranquillo, dai retta a me. È la giusta dimensione e i problemi risolti. Se stai su e pensi positivo, mille e una cose puoi fare. Un sorriso è come una magia che conduce alla felicità. Se sei giù, sorridi. Se sei giù, fatti forza. Se sei giù, sii ottimista. Tutte cose che sai fare. Se stai su e pensi positivo, il mio naso è tutto intasato e anche le mie orecchie. Il tuo fiuto dovrà essere in gran forma. Trattieni il fiato più che può. Bravo, così dovrai essere in grado di odorare la puzzetta di una zanzara. Dovrai essere in grado di sentire lo starnuto di un grillo e vedere una pulce che ti fa l'occhiolino. Anche Peter doveva prepararsi meglio. Accidenti! Invece...